Non c'è dubbio per la procura di Termini Imerese, Palermo, che coordina l'inchiesta sulla morte della 17enne Roberta Siragusa. Per loro a commettere l'omicidio è stato il fidanzato Pietro Monreale di 19 anni. Per questo è scattato il fermo per omicidio volontario e occultamento di cadavere. Era stato ieri mattina lo stesso ragazzo a indicare agli inquirenti il luogo del ritrovamento del cadavere di Roberta Siragusa, in un bullone a Caccamo, Palermo. Ma poi si era chiuso nel silenzio. E davanti al PM Giacomo Barbara si è avvalso della facoltà di non rispondere. Nessuna confessione poi e il lungo interrogatorio a cui è stato sottoposto il giovane di 19 anni, non ha portato a nulla. Pietro, differentemente da come sembrava andare l'indagine, non ha confessato. Il tutto, secondo una prima ricostruzione, sarebbe scaturito da un litigio per gelosia, ma non sono ancora chiare le dinamiche e, a questo punto, anche chi avrebbe commesso l'omicidio. Indiscrezioni non confermate hanno parlato della possibilità che esistano immagini di Pietro Monreale in un distributore di benzina con una tanica. La scorsa estate avevo visto Roberta con un occhio nero. I litigi erano proseguiti, poi di recente sembrava essere tornato il sereno. Sono le parole riportate da Repubblica di un'amica di Roberta Siragusa. Stando alle testimonianze di quanti erano vicini ai due fidanzati, le liti per la gelosia assillante di lui sarebbero state frequenti. Leggi anche. L'ultima proprio sabato scorso, la sera della tragedia, quando i ragazzi avrebbero discusso a una festa con amici. Tensioni e conflitti di cui sembra non esserci traccia sui social di Roberta, il cui ultimo video su Instagram, fa pensare a tutto tranne che a un'imminente tragedia. Una tavola con 5 bicchierini, una bottiglia di vodka e un mazzo di carte. L'odd position in text scene di normalità, di leggerezza, che stridono drammaticamente con un'altra scena. Nel pomeriggio di ieri e fino tarda sera il PM, prima di ascoltare Monreale, aveva convocato anche diversi amici che avrebbero partecipato alla festa nel villino vicino a Monte San Calogero, zona del ritrovamento del cadavere parzialmente carbonizzato della giovane. Ti potrebbe anche interessare.